Fai un respiro profondo. Ah. Pensa di divertirti e adesso. Yes. Apri la porta. Senza bussare? Grazie al cielo sei qui. Dici tu, grazie al cielo sei qui. Hai trovato la doccia? Sì, perché non l'hai trovata tu? No. Sta qua fuori. Oh. Ah. Ho capito. Ma perché? Senti, che perché no, ma perché stai agitata? Perché? Sì, perché è pieno di zanzare, sono tutta un prurito. Non è il rimedio dei tuoi genitori? Questo. Tesoro, ti ricordi cosa stavamo facendo una settimana fa? No, non me lo ricordo più. Ci stavamo sposando, burlone. Ah, non ci siamo sposati più. Ma perché me ne hai detto di no poi all'ultimo momento? Ma noi ci stavamo sposando. Allora voglio essere onesta con te. Sì. Non sono felice. Perché? Ma ci siamo sposati alla fine. Credo di sì. Ci siamo sposati, sì. Ci siamo sposati, e allora perché? Ma sono sicura che tu sai perché. Io lo so perché. Perché stai bene con i soldi, io dovevo rimediare certe cose. Però io sono onesto, te l'ho detto subito, sto senza lavoro, sono precario da 45 anni. Se ora io sono affettuoso, sono carino, sono educato, certo non mi hai preso per la bellezza, ma perché ti faccio ridere, no? Ti faccio ridere? Sì, ti faccio certo. Ridere, e allora che ci importa? Ma qual è il problema? La cosa è che perché tu hai voluto portarmi qui per la luna di miele, qui in un campeggio sperduto. Sperduto? Siamo nel deserto, più sperduto di così. Scusa. Capito, ma ti pare che la prima settimana di nozze debba essere in un campeggio e si debba dormire in un materassino scomodissimo? A parte il fatto il materassino è comodissimo. Poi tu ti ricordi il problema che ti ho detto io? Io ti faccio ridere, però io non do fastidio al letto. Perché cosa sai, mi faccio fatti. No, perché c'ho questo fatto che a me, sotto emozione, a me mi addormento, capito? Allora, se tu hai i figli? Ci tieni proprio i figli? Certo, no, perché i figli si possono adottare, sono i bambini in Africa, si possono adottare un bel bambino. Se tu superi questo piccolo gap, noi saremo una coppia felice. Vabbè, quindi rilassati, stai tranquilla. Però qui siamo gli unici sotto i 40 anni, capito? Chi? Tu noi. Sei sotto i 40 anni. Tu sai perché porto la bandana? Perché? Perché io te lo devo dire. Io non è vero che ho 40 anni, io ho i capelli bianchi. Io sono solo... dobbiamo essere onesti. Qual è l'obiettivo di una luna di miele? Fare dei figli, ma ti ho detto che io non li faccio i figli, non li posso fare. Tesoro, stare da soli. È più soli di così, siamo nel deserto, ci stanno no, queste qua. No, ma perché hai chiesto ai tuoi genitori di venire con noi? Ma a me papà non sembrano, non vedono, cioè non danno nessun fastidio. Cioè, ma loro si seguono qua, ma loro non danno proprio fastidio. Li faccio entrare? Non li faccio, aspetta che li chiamo. Stanno qua? Paolo, Martina! Venite, bisogna mandarli via, Ma perché? Dove rimangono? Eccoci! Eccoci, cari! Mamma! Addio, cari! Mammina! Ehi! Allora, come va? A chi somiglio di più, a mamma o a papà? Guarda, mettetevi qua buoni, che ora io e lei dobbiamo fare delle cose. Giorgio, vi deve dire una cosa. Giorgio io? Sì? Chiamami Chantal. Chantal, vi deve dire una cosa. Cosa ci devi dire? Mamma, non la prendere in antipatia, perché lo sai, la suocera, la nuora, sono Mamma, potete andare a fare un giro nel deserto di notte! Oh, papà! Ma cosa fai? Alzi la voce con la mamma. Allora, con te, tu ci senti, dici papà? Sì. Porta mamma a vedere le zebre! Mamma deve vedere le zebre, tu tocca gli elefanti. Patrizio Rispo e i nostri attori dal cast fisso di Grazie al cielo sei qui. Sentiamo.